Buongiorno a tutti i lettori di Commodities Trading, sabato 1 aprile 2017 aggiorniamo in questo breve appuntamento video la posizione del comparto Grains and Oilseeds, quindi andremo a vedere le variazioni di prezzo avvenute per quanto concerne i prodotti di mais, frumento e soia dopo la diffusione nella serata di venerdì dei report da parte del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Stiamo parlando chiaramente dei report riguardanti acreage e scorte. Quindi i dati non starò qui a ripeterveli perché ne abbiamo già parlato diffusamente negli articoli. Ricordo questo articolo in particolare dove abbiamo il data feed di Aaron Saderman di FC Stone che ci ha proposto anche del materiale proprietario, quindi direi che la parte fondamentale è già stata ampiamente discussa negli articoli sul sito. Andiamo quindi a vedere cosa è successo ai prezzi. Partiamo anche perché alcuni di essi sono, diciamo, hanno raggiunto dei livelli tecnici che avevamo citato nell'articolo pomeridiano, quindi quello, diciamo, in attesa del report USDA, e quindi andiamo a vedere le quotazioni a che punto sono. Partiamo dalla soia che si aggiudica a pieno titolo la maglia nera del comparto e cede in chiusura della sessione di venerdì l'1,8% circa a quota 944,6 centesimi di dollaro per bushel. Siamo sul contratto maggio 2017. Le quotazioni vanno a interessare precisa precisa l'area che avevamo segnalato durante l'analisi pomeridiana, ossia quella compresa tra 945,6 circa e 937 centesimi di dollaro per bushel. Il primo supporto che avevamo citato, quello 956, è stato letteralmente carbonizzato in corso d'opera, quindi le quotazioni proprio l'hanno snobbato e sono piombate direttamente su quella che avevamo definito l'area di supporto più forte. Quindi attenzione ai soybeans, perché comunque il calo, come avevamo già detto nel video precedente, è sicuramente intenso. Per adesso non abbiamo un vero segnale di inversione, però il rimbalzo potrebbe essere dietro l'angolo, quindi sicuramente un prodotto da monitorare con estrema attenzione, e da monitorare con estrema attenzione appunto questa fascia di supporto, anche perché cedere quota 937 vorrebbe dire andare veramente tanto tanto più in basso, e questo non sarebbe neanche tanto consono, per così dire, alla stagionalità tipica del prodotto. In senso opposto, invece, eventuali allunghi hanno molta molta strada da percorrere, con la prima resistenza che potremmo collocarla qua in area 1500 centesimi di dollaro per bushel. Questo è un po' il quadro per quanto concerne la soia. Brevemente il wheat, che non ci regala emozioni particolarmente forti. Siamo, nonostante comunque il buon recupero, siamo più del 61% in chiusura d'ottava, 427 centesimi di dollaro per bushel. Vediamo che il prodotto sale, va ad intercettare con il picco di prezzo la media mobile a 20 giorni, non trova la forza di superarla, quindi manca l'approccio alla 100 giorni, questa gialla, e le quotazioni tornano a scendere in questa sorta di trading range. Lo vediamo qua che effettivamente, in termini di diciamo così, apertura e chiusura dei prezzi, le quotazioni non danno un particolare input in termini di movimento. Vediamo qua. Pardon. Scusate, vedete, abbiamo queste le quotazioni che si muovono in questo laterale di breve termine. Quindi per ora non ci sono variazioni di rilievo. In termini di supporto-resistenza abbiamo sicuramente questo punto di swing che sarà l'area forte in area 406, che corrisponde anche, vediamo, stringendo il grafico, ai minimi di contratto. Quindi non siamo in corrispondenza di punti particolarmente interessanti, se non a rialzo, che effettivamente qua un minimo di resistenza ci potrebbe essere, ma queste
a questi livelli di prezzo, se decidesse di partire, possiamo ambire decisamente a qualcosa in più. In ogni caso, per quanto concerne il wheat, nulla di fatto. Andiamo a vedere in chiusura il corn, che onestamente è il prodotto che forse ci soddisfa di più, più 1,96%, quota 364,6 centesimi di dollaro per bushel. Le quotazioni hanno una bella impennata, va a perforare il primo livello di resistenza e, come avevamo accennato nel precedente video, va a intercettare la media mobile a 200 giorni che ferma il rialzo. Quindi sicuramente anche qua un prodotto da tenere d'occhio, perché se dovessimo trovare la forza nelle prossime sessioni di allungarlo ulteriormente verso l'alto, avremmo come ostacolo, scusate, stringo il grafico per renderlo più chiaro, avremmo come successivo ostacolo la media mobile a 200 giorni che è a ridosso dei prezzi attuali. Test di questa trend line che da supporto ora è diventata resistenza e poi si potrebbe allungare molto molto bene verso l'alto sino ai, non, se non direttamente ai recenti massimi, possiamo fissare una serie di step intermedi, tra cui il primo qua in area 370 e i successivi a quota 381 e poi di qua in corsa verso i massimi 387. Questo è un po' il quadro per quanto concerne il corn in termini di resistenza, in termini di supporto. Primo supporto utile, questo in area 354, dove abbiamo questo punto di swing, e successivamente abbiamo qualche step intermedio in area 352, però si rimane sempre, diciamo, in questa nell'area 350 in termini di livelli di supporto a breve termine. Al contrario, degli affondi potrebbero portarci sino in area 345, sino poi a testare nuovamente i minimi di contratto, quota 332, però almeno per il momento non sembra questa la situazione in essere. Termina qui questo brevissimo appuntamento. Io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. Vi rimando agli articoli sul nostro portale. Come sempre, buon trading a tutti.